Ciao a tutti, oggi video diverso dal solito, faccio il mio primo giveaway come avrete visto dal titolo. Faccio questo giveaway perché ho raggiunto i più di 1000 iscritti. Dovevo fare questo giveaway molto molto prima, solo che non ho avuto né il tempo né, diciamo, la testa per farlo perché ho avuto dei problemi personali. Comunque, per ringraziarvi dei 1000 iscritti, anzi dei più 1000 iscritti, voglio fare questo giveaway e voglio regalare dei miei vecchi lavoretti che ho fatto in passato e che ho tenuto finora chiuso nell'armadio. Adesso li vorrei regalare a due di voi. Come avete visto, ho cambiato anche l'intro, ho cambiato anche la foto profilo e la foto di copertina di YouTube. Vorrei fare anche altri cambiamenti sui video e altri cambiamenti di tipo di tipologia diversa di video, diciamo così. Infatti io fra 5 giorni partirò per l'Italia, anzi prima starò un giorno in Svizzera e poi andrò in Italia e il tempo che starò in Italia mi fermerò per fare video di DIY perché non avrò né il materiale né il tempo per farli, però vorrei fare dei video, farò un video vlog che vi porterò con me in Italia e anche in Svizzera. E poi comunque ci sarà quella pazza di Giada che faremo tanti tanti video insieme e quindi il canale rimarrà sempre attivo e non vi lascerò soli, solo che saranno video diversi dei miei soliti video. Comunque, ritornando al giveaway, ho deciso di regalare questi lavoretti fatti ovviamente da me, che della maggior parte troverete il tutorial anche nel canale. Voglio regalarveli perché questi lavoretti sono sempre stati chiusi nell'armadio. Tempo fa li ho dati a una mia conoscente che ha cercato di venderli perché questa ragazza faceva dei mercatini, solo che da soltanto una volta, non ha venduto niente. E li ha tenuti per tanto tanto tempo lei. Infatti si sono leggermente ammaccati perché sicuramente sono stati tenuti male. Io cercherò di aggiustarli prima di inviarli. E quindi niente, vi mostro cosa voglio regalarvi. Allora, come prima cosa c'è questa bocca che io ho fatto per metterci dentro i pennelli da make-up. Allora, questa bocca io non la metto perché non ho lo spazio, però c'è un piccolo però, che è un errore mio. Come si può vedere, dietro si intravede la scritta. Era una scritta sul cartone. Io avrei dovuto prima passarci l'acrilico bianco e poi quello rosso. È stato un errore mio, però questo qua io l'ho fatto per fare il tutorial e poi già che lo dovevo tenere, ma solo che non mi entra nel cassetto. Quando cambierò casa me ne farò un altro, quindi questo è la prima cosa che vi voglio mandare. Secondo me è molto carino anche per metterlo sulla scrivania come portamatite oppure come portapennelli di non di make-up, ma per dipingere. Oppure come portapennelli di make-up. Quindi è stato sempre chiuso nell'armadio. Comunque, per me, secondo i miei gusti, è molto molto carino. L'unica cosa che non ho lo spazio a casa mia metterlo. Secondo oggetto che vi voglio regalare è questo porta post-it che ho fatto riciclando un tagliere. È molto molto carino. C'è anche la penna dove si può sfilare e scrivere. Questa penna rivestita anche con i tovaglioli e poi gli ho messo anche dei brillantini sopra. C'è anche questo fiorellino fatto di strass che non si vede bene per via della luce, però c'è un fiorellino fatto di strass. Una volta finito di scrivere, si chiude di nuovo la penna con il tappo. Anche sul tappo ho fatto un fiorellino con gli strass. Ho messo anche questa molletta dove sta agganciata la penna, che si può anche sfilare volendo, oppure lasciare attaccata alla molletta. Terzo oggetto che vi voglio regalare è questa coccarda. Questo è stato un mio primo primo lavoretto che feci
L'ho fatta così giusto per, boh, per farla, non c'era un perché. Avevo questa immagine di questo coniglietto con due palloncini, uno celeste e uno rosa, e mi sembrava carino, e allora ho fatto una coccarda. È uscita un po' male, visto che era un mio primo lavoretto, perché è un po' sporca di colla, però vabbè. Invece di farla stare chiusa in un armadio, volevo regalarla a voi. Magari avete anche dei bambini e potete metterla nella stanzetta dei vostri bambini, oppure regalarla a qualcuno che ha dei bambini. Quarto oggetto. Sono questi quadretti. Di questo c'è anche il tutorial nel mio canale. Sono tre quadretti fatti con delle scatole. Queste anche sono uno dei miei primi lavoretti. In questo quadretto grande c'è la farfalla dentro e poi ci sono dei fiori, dei nastrini intorno. Poi ci sono questi due piccoli quadretti, sempre fatti con delle scatole, con dentro dei fiori di carta. Qui c'è una parte dove manca anche una perlina che purtroppo non ho più e non potrò più rincollarla. Va bene, fa niente, diciamo, dai. Questi qua, volendo, si possono mettere anche dei gancetti dietro per poi appenderli al muro. Che secondo me stanno anche bene, o se no semplicemente lasciarli su un mobile appoggiati. Quinto oggetto. Voglio regalare è questa tazza, sempre fatta da me. Questa qua l'ho fatta perché avevo dei pezzi di stoffa che mi avanzavano, diciamo, allora per non buttarli li ho riutilizzati facendo un'altra tazza. L'unica cosa che qui, questo è stato un errore, diciamo, mio. Mentre la stavo facendo, c'è stata mia figlia che aveva le forbici in mano e mi ha pizzicato la tazza. Io ho cercato di recuperarla mettendoci la colla a caldo. Ecco qua, questo punto qui. Però se la tazza magari la si tiene girata, dietro magari c'è il muro o comunque qualcos'altro, punto difettato, diciamo, non si vedrà. Questa tazza si può utilizzare come svuotatasche. Oppure come portatelecomandi. Oppure come portacialde, per chi ha la macchinetta del caffè, volendo si possono mettere le cialde. Secondo me è l'idea migliore. Infine c'è il mio pezzo preferito, che è questa scarpa che nasce come scarpa portasmalti. Volendo si può usare per metterci gli smalti, oppure si può usare anche per metterci qualcos'altro. Io l'ho fatta per metterci gli smalti. È un po' pure ammaccata questa qui, nel senso che ha perso un po' di. Penso che è stata sbattuta più che altro questa qua, perché innanzitutto, diciamo, le mensoline, diciamo, si sono staccate, ho dovuto riattaccarle. E in più c'è questo piccolo pezzo qua dove gli manca completamente la carta. Io non so che cosa abbiano fatto con questa scarpa. E quindi questo è il mio pezzo preferito. Voglio regalare anche questo, anche perché io non ho lo spazio per metterlo da nessuna parte. Quindi invece di lasciarlo anche questo chiuso nell'armadio, lo regalo a voi, che sicuramente ne farete buon uso. E questi sono tutti gli oggetti che vi voglio regalare. Ovviamente dividerò gli oggetti per due persone. Vi regalerò anche altre cose che non vi mostro qui nel video, ma vedrete poi quando vi arriveranno a casa. Il giveaway finisce, scade in questa data preimpressione. Quindi quel giorno farò l'estrazione, diciamo, e poi farò un altro video dove vi dirò chi è che ha vinto. Allora, le regole per partecipare al giveaway è essere iscritti al mio canale, ovviamente mi sembra il minimo,
lasciare un bel like sotto il video suggerito da mio figlio Marco, perché io mi sono dimenticata di dirlo e lui invece me l'ha suggerito, e farmi gli auguri per domani, perché il 15 luglio sarà il mio compleanno. E quindi no, sto scherzando, se volete farmi gli auguri fatemeli, ma non è per partecipare al giveaway. E per partecipare al giveaway bisogna essere iscritti al mio canale e lasciare un bel like, ma soprattutto lasciare uno o più commenti sotto a questo video. Tra 5 giorni io partirò per la Svizzera, rimarrò un giorno in Svizzera, poi ripartirò e andrò in Italia. In questo periodo dove sarò in Italia il canale rimarrà, diciamo, tra virgolette un po' vuoto, perché non avrò il materiale nel tempo per editare un video DIY. Però farò dei video tipo challenge, tag e vlog. Ci sarà anche quella pazza di Giada. Quindi il canale rimarrà un po' vuoto, però sempre attivo. Non farò video DIY, ma farò altre tipologie di video. Non caricherò molti video perché proprio sono in vacanza, mi voglio godere i miei parenti, il mio paese, e quindi capitemi anche. E questo video finisce qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!